Questo è uno di quei video che mi diverto da matti a mettere insieme perché scopro un sacco di cose che non sapevo. Di Roald Dahl sono tante le cose che non so. E per esempio, cercando soggetti per dei video di Halloween, avevo trovato semplicemente tra i suoi titoli il libro delle storie di fantasmi. E pensavo, beh, fantastico, posso leggermi quello e poi posso fare un video parlando di ciascuna storia. Salvo poi rapidamente scoprire che non sono storie di fantasmi di Roald Dahl. Ho pensato potesse essere una lettura divertente comunque. E lo è stata, anche se per la maggior parte sono delle storie forse un po' vecchia scuola e quindi oggi risultano molto più prevedibili di quanto non facessero un tempo. Sono molto classiche, cioè me le immagino anche quando siano ambientate in tempi più moderni, lette davanti a un caminetto che si va spegnendo con quelle camicie fino alle caviglie e i cappellini da notte coi pomponi in fondo. La storia di perché sia nato il libro delle storie di fantasmi è deliziosa, anche qua è una cosa che non sapevo. Quando è così ho particolarmente paura che invece tu lo sappia benissimo e quindi risulti tutto un po' noioso, quindi per sicurezza la tengo breve. Il punto è che noi tutti, il mondo, ha rischiato di avere una di quelle serie televisive antologiche, diciamo, tipo Twilight Zone, se vuoi, di storie selezionate da Roald Dahl e prodotte quindi in episodi singoli. La cosa è andata a schifo in tempi rapidissimi. Fondamentalmente perché avevano deciso di cominciare con una storia che forse no, specialmente quando da sottoporre a dei dirigenti di Hollywood. Nel tentare però di fare quella selezione per l'idea della serie televisiva, Roald Dahl si è letto una cosa come, dice, 700 racconti di fantasmi e ha selezionato quelli che secondo lui sono i migliori. Ora, secondo me queste non sono le migliori storie di fantasmi che leggerai mai, però ce ne sono due in particolare qui dentro che mi sono rimaste veramente addosso, anche se vale tutto quello che ti ho detto prima, cioè è abbastanza prevedibile come vadano a finire, magari il fascino è come siano scritte e quant'altro. Ho pensato di leggerlo in italiano perché volevo assicurarmi prima che fosse tradotto e allora a quel punto vedere come fosse la traduzione. Le storie cui ti accenno, beh, in realtà sono le prime tre secondo me che sono particolarmente riuscite e poi secondo me si va un po' incalando. WS sono le iniziali dei, direi, due protagonisti di questa storia, di nuovo. Quando comincia sai come finisce. Però il punto è che c'è questo scrittore che inizia a ricevere delle cartoline di quello che sembra un ammiratore, un'ammiratrice. Queste cartoline sono un po' strane però, nel senso che sì, ci sono anche dei complimenti, ma sono talmente mescolati alle critiche che non si capisce proprio esattamente. Le cartoline sono firmate WS, che sono anche le iniziali dello scrittore, che si chiama Walter Streeter. In più, queste cartoline, che arrivano a distanza di giorni, anche da una settimana all'altra, costruiscono una rotta che si va avvicinando a casa dello scrittore. È carino nel modo in cui costruisce la tensione, nel senso che vuoi effettivamente arrivare alla fine, però, come dire, non è che il profiterol sia meno buono perché sai che dentro c'è la panna montata, però è panna montata. La seconda storia si chiama Harry e anche questa è abbastanza, non so quanto valga dire già vista, nel senso che sicuramente ci sono tante storie simili anche dopo, insomma è un po' una tradizione questa. È la storia di una coppia che adotta una bimba e a un certo momento la bimba, a 5-6 anni, inizia ad avere questo amico immaginario che si chiama Harry. E lei si rivolge a questo amico immaginario sempre verso un cespuglio di rose bianche. Il modo in cui la presenza di questo amico immaginario inizia a inserirsi nella vita quotidiana della bimba con la mamma, che è quella che racconta, è veramente invadente. Può venire anche Harry, metti un piatto anche per Harry, Harry dice, Harry fa, Harry vuole, quant'altro. Insomma, la mamma comincia a preoccuparsi. E naturalmente, come di solito i personaggi delle storie di fantasmi, vivono tutto dentro la loro testa, no? Io adoro quando sono raccontate in prima persona, perché secondo me è una lama a doppio taglio. Cioè, da una parte sai che quindi il parlante, a meno che tutto non cominci col manoscritto ritrovato, però il parlante è sopravvissuto. Però gli orrori che strascichi gli hanno lasciato dentro, ecco, quella è la cosa che io preferisco. Che estratto dal contesto mi rendo conto suonare un po' così, però
hai capito. Di nuovo, la conclusione di Harry è abbastanza ovvia. Quella che mi ha colpito più di tutto, ed è un peccato che fosse la terza, perché dopo, quando le altre mi hanno, non dico deluso, però non coinvolto altrettanto, era diventata la sezione aurea e le riferivo tutte a quella. Si chiama Il negozio d'angolo. È la storia di questo tizio che una sera passa di fianco alla vetrina di un negozio di anticaglie. Non è proprio un antiquario, cioè non ci sono solo cose iper pregiate, però è uno di quei posti dove, se magari ti prendi il tempo di guardare per benino, magari trovi effettivamente un tesoro. Lui ha bisogno, gli viene in mente al volo, di un regalo per il matrimonio di un amico, e allora dice: vabbè, dai, entro. Poi fuori piove, è tutto grigio, invece dentro c'è questo fuoco scoppiettante, e quando entra oltre la porta, questa atmosfera accogliente e calda è ancora più sensibile e piacevole. In più, il protagonista della storia si trova anche a instaurare una specie di rapporto con le due giovani donne che gestiscono il negozio. È talmente conquistato dalle une e dall'altro il negozio stesso, che in pratica passa il giorno dopo al lavoro a non veder l'ora di ripassarci. Invece, quando ci torna, il negozio è chiuso. Peccato, cavolo, gli andava proprio di entrare. Poi fuori, ripeto, nebbiolino, forse piove proprio la seconda sera, e è grigio, lui è intirizzito, tutto umidicio, vabbè. Più per istinto che pensiero, prova la porta e la porta si apre. Dentro il negozio è molto diverso da come era la sera prima. Tutto è buio, nel caminetto ci sono due o tre bracci, ma si vanno spegnendo, e si avvicina a lui quest'uomo talmente vecchio che è in carta pecorito, che pur tenta di non tenta di vendergli qualcosa, nel senso che lo spinge, però gli propone di vendergli qualcosa, quindi insomma il negozio è attivo. Non ti dico più nient'altro, ma la ragione per cui ti rimane veramente addosso sta storia è che una delle descrizioni più sensoriali io abbia mai letto. E sensoriale, secondo me, è un termine che ho usato spesso. Questo funziona proprio. È chiaro che è una storia breve e parla di estremi, no? Quindi molto caldo, molto freddo e anche forse un po' ripetitivo, mi viene da dire, cercando il pelo nell'uovo nel descrivere l'uno e l'altro estremo, però funziona tantissimo, mi ha immerso proprio nella storia ed ero curiosa di capire come quello che con ogni probabilità era un cliché di genere si sarebbe concretizzato in questa storia, e non mi ha deluso. Nell'introduzione ti dicevo di Libro delle storie di fantasmi. Roald Dahl dice: ah, anch'io volevo tanto scrivere storie di fantasmi, ma non ci sono mai riuscito. Tanto che una volta ho scritto una storia che volevo fosse di fantasmi, l'affittacamere, poi però insomma non funzionava, non aveva grip, e quindi all'ultimo le ho tolto il taglio soprannaturale, l'ho tenuta una storia normale, insomma nel mondo del reale. E mi sono chiesta: starà dicendo la verità? Ed effettivamente, con mio grande disappunto, sì, stava dicendo la verità. Non ha mai scritto, che io sappia, da quello che ho trovato, effettivamente delle storie di fantasmi. Ma ho scoperto, di nuovo, spero che per te non sia una noia mortale sentirlo ridire, che ha scritto un sacco di storie che sono ritenute per adulti. Ora, aspetta, anche il libro delle storie di fantasmi è pubblicizzato come libro per bambini? Secondo me no. Ti dico solo che una delle storie è di questo tizio che in metropolitana ha delle visioni dei fantasmi in anticipo, è presente? Anche questo è un cliché di genere, cioè vede il fantasma di qualcuno che non è ancora morto. La descrizione è molto molto vivida. Io, cioè, un bambino di 10 anni, adesso lo so che dico sempre che dipende da nani a nani, però io qui, ecco, ci metterei la supervisione di un adulto. Queste sono d'accordo, queste storie brevi, nel dire che sì, cioè almeno non proprio bambini, ecco. Poi, come al solito, ciascun adulto conosce il proprio nano, la propria nana, e sa che cosa sappiano digerire, sa come anche fargliele digerire, quindi è chiaro che dipende da ciascuno, però mi sento di mettere le mani avanti. In particolare ci sono varie raccolte di storie brevi di Roald Dahl. Io di storie brevi ne ho selezionate 10 di cui accennarti, e guarda, per alcune lo so che dovrò mordermi la lingua per non parlarti del finale, perché se è vero che non è il Roald Dahl dei libri per bambini, è anche vero che è sempre Roald Dahl, e il suo stile è come la grafia, no? Non penso che, anche volendo, potesse cambiarla, a meno che non facesse una pastiche o una parodia. E quindi c'è sempre, allora, intanto c'è la sottocorrente
moralistica. Io non ho letto tutto di Roald Dahl, però ho riconosciuto, penso, alcuni come fossero colori della sua tavolozza, no? Come vedere un quadro e riconoscere più o meno l'autore o almeno la corrente. E spesso queste storie hanno il twistone finale, l'incastro, il piccolo dettaglio che fa da cardine su cui gira tutto quanto. È come se fosse, fammi pensare, lo stesso stencil, però nelle storie per bambini lo usa con determinati colori, restando... Non so perché mi viene l'immagine grafica, e invece qui usa tinte più scure e in alcuni casi violente. Ci sono moltissime delle sue storie, peraltro, che erano uscite prima sul New Yorker, e la maggior parte di queste, se ho capito bene, sono state raccolte in una delle antologie, la prima, che si chiama Kiss Kiss, si chiama Kiss Kiss anche in italiano, ed è lì che c'è l'affittacamere. È la storia di questo giovine che arriva a Bath, vede questo cartello con scritto Bed and Breakfast, ci sono cose curiose attraverso la finestra dentro cui riesce a vedere, e decide che questo è il posto perfetto dove fermarsi. Non lo è. Le cose interessanti sono che c'è un pappagallo in una gabbia e un bassotto acciambellato per terra. Quando entra e la bizzarra e eccentrica affittacamere gli offre un amarissimo tè, si rende conto che gli animali sono impagliati. Un'altra delle cose interessanti che mi viene da dire adesso è che Roald Dahl dice nell'introduzione del libro per fantasmi, aspetta che trovo la frase giusta, che questo lo so che l'ho sottolineato. Eccola qua. La frase è un fatto bizzarro, ma nelle migliori storie di fantasmi il fantasma non c'è, o perlomeno non si vede. Si vede però il risultato delle sue azioni. Ogni tanto potete sentire un fruscio alle vostre spalle o intravedere tracce fugaci della sua presenza. Ecco, con le storie dark lui fa un po' la stessa cosa, cioè è difficile che la rivelazione sia esplicita, il che è peggio perché tu arrivi in fondo e la realizzazione ti colpisce come, beh, non quanto, ma come per i protagonisti. Quindi anche qui Billy, che è il giovane che arriva al bed and breakfast, insomma, capisce tutto un po' tardi. La seconda storia che ho scelto si chiama L'ascesa al cielo e mi ha fatto pensare, di nuovo non conosco tutto il corpus di Roald Dahl, ma ho cominciato a sospettare che abbia qualcosa con gli ascensori. Allora, questa è la storia di una ricca coppia, hanno una figlia adulta e un sacco di nipotini, quindi insomma come fascia d'età sono dei nonni. La moglie è ossessionata dal ritardo, in particolare quando si tratti di perdere treni, aerei e quant'altro. Eugene, che è suo marito, è un fetente che ci gode a farla stare male, fondamentalmente. Quindi quando devono uscire lui si attarda, trova le scuse apposta per farla impazzire. A un certo momento lei deve partire per un viaggio di 6 settimane perché finalmente va a trovare la figlia a Parigi con i nipotini che non ha mai visto, fantastico, magnifico. Adesso la partenza poi per ragioni pratiche che riguardano l'aereo e non tanto i Fosters è ulteriormente complicato. A un certo momento, insomma, si tratta effettivamente di partire per l'aeroporto e Mr. Foster si perde via più che mai. No, ma aspetta, all'ultimo devo cercare il regalo per nostra figlia. Tutto per attardarsi. Finché a un certo momento la moglie decide, sai cosa, adesso io vado. E va, forse mi sarei già dovuta fermare prima. Ho pensato di includere anche il passaggio, è inclusa in Un gioco da ragazzi e altre storie, perché è l'occasione in cui Roald Dahl gioca col luogo comune dell'autostoppista. Anche qui c'è il narratore che raccoglie su qualcuno che sta facendo l'autostop ed è una cosa che è abituato a fare perché lui stesso da giovane faceva spesso l'autostop e quindi ha piacere, insomma, di rendere le cose più semplici per qualche collega. Si trova in macchina un tizio strano. Tizio strano che peraltro a un certo momento sfida le capacità della BMW che il protagonista sta guidando, il quale decide, adesso ti faccio vedere, quindi quando beccano un pezzo di strada libero, lui spara la macchina più che può e puntualmente vengono fermati. E poi succedono cose. Un gioco da ragazzi e altre storie, quindi la raccolta dove c'è questa qua, in originale si chiama The Wonderful Story of Henry Sugar and Six More e prende il nome, e altre sei, da questa storia breve di cui ti parlo adesso, che
che poi è tradotta in italiano La meravigliosa storia di Henry Sugar. È un po' più lunga delle altre, mi è parso, cioè forse è più nel regno della novella. È la storia di questo Henry Sugar, che è di famiglia molto ricca, è un giovanotto che si diverte a bighellonare nei casinò fondamentalmente. Una sera va a casa di un amico per una festa e incappa in una serie di appunti. Questi appunti rivelano una storia incredibile. E al di là della storia, una metodologia per vedere attraverso le cose. Questa è una di quelle storie che mi ha ricordato tanto tutto quel genere di storie brevi, non so, per dire, mi ha ricordato anche La giacca, quelle dove un desiderio o un'aspirazione si rivolta contro il protagonista come una fiera e lo condanna piuttosto che benedirlo. Però questa è una di quelle, forse per via del cognome del protagonista, che è meno amara effettivamente delle altre. Mrs. Bixby e la pelliccia del colonnello. Ecco, questa è una di quelle che scatta a trappola, proprio tipo scatola meccanica. Anche questa è in Kiss Kiss. Mrs. Bixby è stufa. Suo marito fa il dentista, lei si annoia di lui, si annoia della loro vita e quindi insomma ha una storia extraconiugale con il colonnello. Lei mensilmente dice di dover andare a Baltimore a trovare la vecchia zia e invece ovviamente va dal colonnello. A un certo momento il colonnello le fa avere questo regalo incredibile con una lettera. Il regalo è una pelliccia, una preziosissima pelliccia di visone e la lettera le dice: guarda, non ci possiamo più vedere, di a casa che la pelliccia è un regalo di tua zia, ciao. Mrs. Bixby è disperata, anche solo per il dettaglio che sua zia non potrebbe mai permettersi sta pelliccia di visone, quindi questa storia non può reggere. E allora trova un modo per aggirare la situazione. Mr. Bixby è meno miope di quanto si pensi. Cosciotto d'agnello, forse è la mia preferita. È la storia di questa coppia, si chiamano Mary e Patrick. Lui fa il poliziotto e lei è incinta, una devota moglie e tra poco mamma. Solo che Patrick all'improvviso si comporta in modo molto freddo e la coppia sembra essere alle porte del divorzio, al punto che quando lei al ritorno di lui a casa si prepara a preparargli la cena, lui le dice: guarda, non stare a sbatterti perché io esco. Mary fa qualcosa di completamente inaspettato. E non solo fa questo gesto inaspettato, tutto quello con cui lo... Non te lo posso dire, non è stata una buona idea. Sai che avevo il dubbio, forse le storie brevi non posso parlarne tanto perché sono tutta trama ed effettivamente questa cosa mi si sta un po', anche questa, rivoltando contro. Vabbè, insomma, questo te lo dico. Insomma, Mary prende sto cosciotto d'agnello surgelato che aveva in mano per iniziare a preparare la cena e tira una mazzata col cosciotto d'agnello alla testa di Patrick e lo ammazza. Dopodiché decide che, specialmente per il bene della prole in arrivo, sia opportuno coprire il delitto. Tutto viene deliziosamente condito dal fatto che, come accennato prima, Patrick sia un poliziotto e quindi siano coinvolti i suoi colleghi. La scommessa mi ha fatto pensare inevitabilmente a quell'episodio di Four Rooms, che credo, se non mi sbaglio, sia quello effettivamente diretto da Quentin Tarantino, con Quentin Tarantino. È quello dove c'è il regista di improvviso e nuovo successo che ha preso la suite all'albergo e chiamano su Tim Roth per fare la scommessa di: se accendo l'accendino 10 volte di fila, bene, se no ti taglio un dito. È la stessa cosa. Qui c'è il narratore che un giorno è in vacanza e incontra questo signore di nome Carlos. Arriva un terzo personaggio che è lì che si vanta di quanto sia affidabile il suo accendino. Al che Carlos decide: benissimo, facciamo una scommessa. Scommetto la mia Cadillac per 10 volte, se riesci a accendere l'accendino è tua, se no ti taglio un dito. Il fatto che ti abbia detto mi ha ricordato Four Rooms non ti faccia pensare che ti ho raccontato il finale. È uno di quelli col rivio e il twist alla fine. Pappa Reale, io l'ho trovato proprio un po' disturbante, nonostante il punto sia questa giovane coppia con una bimba neonata e api. Cioè è uno di quei menù che dici: beh, vabbè,
cosa potrà mai succedere? E invece mi ha ricordato quello che credo sia un mio trauma infantile, cioè io una volta da ragazzina passai in salotto che la TV era accesa molto oltre il mio orario di andare a dormire e intravidi qualcosa che, boh, forse erano i visitors, non lo so, una cagata di questo genere. Però è stata la prima esperienza di body horror per me, no? E mi è rimasta dentro come una cicatrice, questa cosa mi ha ricordato quell'immagine lì. Vabbè, il punto è che stando a Mabel, la mamma, la nanina non sta crescendo abbastanza appena nata, non sta prendendo abbastanza peso, al che il padre dice, no prob, le mettiamo nel latte la pappa reale, dopotutto funziona per le api, è una cosa miracolosa, vedrai che funzionerà. Funziona, però il momento che ti si evoca in mente l'immagine di una larva è finita e questa storia arriva a segno. E infine questa non è effettivamente una storia, o quantomeno sì, è una storia, però è autobiografica. Si chiama Un colpo di fortuna, è la storia di come Roald Dahl abbia iniziato a scrivere. Quindi tutte le vicende con la scuola, gli insegnanti, un incontro fortunato appunto, fino all'uscita della sua prima opera. È un po' per concludere con un tono particolarmente positivo. Ho pensato di fare questo video perché qualche settimana fa, forse non mi ricordo più quando, però avevo visto un commento che diceva farai un altro video come quello di Edward Gorey e non avevo pianificato di farlo, ma come mi sono divertita quella volta lì, mi sono divertita questa volta qui. Certo che tanto quanto le storie brevi, è un po' breve sto video per i nostri standard, eh? Spero comunque che ci sia stato qualcosa di interessante che ti abbia incuriosito, qualcosa che magari non sapevi già in queste informazioni che ho raccolto. Fammi sapere secondo te qual è la più grande storia di fantasmi mai scritta. Questa è una cosa che ti ho raccontato 100 miliardi di volte e forse anche quando ho fatto il video su Lovecraft. Però la prima cosa che lessi di Lovecraft era un racconto breve e prima di questo racconto c'era un breve trafiletto che raccontava quando fosse stata scritta, mi sembra, ma soprattutto il punto è che c'era scritto che Lovecraft l'aveva letta per la prima volta tal data, che mi sembra fosse il 12 ottobre, non mi ricordo di che anno. Beh, insomma, io la stavo leggendo proprio quella stessa sera e ovviamente avrò avuto, non lo so, 14 anni e ero sconvolta da questa coincidenza. Mi chiedo se non sia stato quello il chiodo finale nel mio grande amore per le storie brevi. Roald Dahl, devo ammettere, non fa parte dei miei mattoncini compositivi, l'ho letto molto più avanti, forse di quando vadano lette alcune delle sue storie, quando sia consigliabile che vengano lette alcune delle sue storie, ma mi è piaciuto, mi è incuriosito vederlo in questa veste. Il grosso vantaggio del libro delle storie di fantasmi è che le storie in questione sono 14 e quindi ci sono un sacco di autori che io personalmente, di nuovo, non conoscevo, secondo me nessuno di loro. Quindi potenzialmente il libro delle storie di fantasmi è uno di quei libri che ti spalanca centinaia di porte dentro una sola. Grazie mille per aver resistito fin qui, ti abbraccio e se ti va ci vediamo domani.